Lo screening neonatale per la fibrosicistica rappresenta l'unica modalità per raggiungere tempestivamente una diagnosi. E diagnosi tempestiva vuol dire poter curare immediatamente il bambino e migliorare il decorso della malattia. Lo screening va però inteso come un filtro, quindi non identifica soltanto i soggetti malati, ma identifica anche dei soggetti con diagnosi non certa. In questo ambito, allo stato attuale, il comportamento dei centri è molto variabile e spesso non siamo in grado di rispondere a tutte le domande che ci vengono poste dalle famiglie, che quindi vivono nella incertezza, non sapendo quale è l'esito nel tempo del bambino, quando terminerà il follow-up presso i centri di cura e se il bambino svilupperà nel futuro delle complicanze legate alla malattia. È necessario quindi uniformare il comportamento dei centri, raccogliere il più possibile dati su casistiche numerose per poter definire la migliore gestione clinica e standardizzare le cure.